Ben ritrovati amici ascoltatori qui su Inside Story per le frequenze di Radio Veronica One. Io sono Tasso, oggi parliamo di musei ferroviari, cos'è così, eh? Per farlo ci sono qui Francesco e Stefano con me, ciao ragazzi, come state? Ciao, bene, ciao, grazie. Bene, grazie. Che bello, allora, museo ferroviario, iniziamo, mettete in difficoltà, ferroviario di Suno. Raccontateci, proprio presentazione, chi siete voi innanzitutto e questa realtà. Sono Francesco e sono in questo momento il presidente in carica all'associazione. Attenzione. E io Stefano, il vicepresidente. Abbiamo i pezzi grossi. Sì, esatto. Sì, da presidente a facchini. Beh, bisogna partire dal basso sempre. Sì, certo. Museo ferroviario di Suno, raccontateci un po'. Museo ferroviario abbastanza giovane, ha compiuto quest'anno 10 anni, il 25 aprile. Ed è un museo che è cresciuto, è nato piccolo, è nato con poche persone, è nato con un'esposizione piuttosto limitata, però nel tempo si è reinventato, migliorandosi di volta in volta, sono aumentati i volontari fino ad arrivare quest'anno a festeggiare con una grande e bella festa i suoi 10 anni. Abbiamo anche pubblicato un piccolo libro che potete trovare online, cercatelo, Suno Fermata. Andate a cercarlo. Suno Fermata è il titolo, e, che racconta appunto la storia della stazione e della società intorno ad essa, del suo successivo, chiamiamolo, abbandono, come tante piccole stazioni che sono state poi impresenziate, questo è il termine tecnico, e poi il rilancio appunto a museo storico ferroviario. Storico perché non abbiamo lo spazio e la possibilità di tenere dentro i treni, ma abbiamo poi una vasta collezione che ci permette di ripercorrere appunto la storia. Per quello che c'è dentro lascio la parola a Stefano. Ah, dici Stefano. Allora, il museo si trova nella piano terra, praticamente la sezione del modellismo, quindi la collezione di treni, locomotive, vagoni passeggeri, merci, eccetera, che ripercorre comunque la storia delle ferrovie nazionali, quindi dal 1839, quando è nata la prima ferrovia, arrivare a quella attuale. Salendo poi le scale per il primo piano troviamo altri cimeli, quindi delle planimetrie, cartoline, una parte dedicata alle ferrovie Nord Milano. Poi abbiamo la sala dell'armamento, che è la prima sala che si incrocia, che è quella dove c'è appunto la ferrovia al binario, quindi quella che dà poi il nome alla via di ferro, come i francesi la chiamano chemin de fer, in inglese railway, e lì abbiamo appunto quello che è il binario, come veniva attaccato alle traverse, eccetera, e dei segnali ferroviari. Nella seconda sala abbiamo invece, che noi chiamiamo quella della trazione, abbiamo una cabina di una locomotiva elettrica italiana degli anni 50. Poi abbiamo una piccola terza classe riprodotta con i sedili in legno e il banco del Sette Bello, questo elettrotreno molto famoso sia in Italia che tra gli appassionati esteri. La terza sala invece è quella detta del ferroviere, che noi chiamiamo del ferroviere, che ha praticamente sia le divise, i cappelli ferroviari e l'oggettistica che è utilizzata dai ferrovieri, quindi la classica paletta da capostazione e anche della strumentazione che veniva utilizzata dai capostazioni nell'ufficio movimento. E poi il plastico della Gozzano Alzo, che è una ferrovia marmifera che partiva da Gozzano sul lago d'Orte e andava ad Alzo di Pella a caricare questi marmi fino a 800 e poi è stata chiusa all'inizio del 900. E molto bene. E poi la cosa particolare è che siamo appunto sulla linea Novara Domodossola, quindi noi abbiamo anche la possibilità di vedere i treni via ricircolare e poi allo scenario chiaramente museo ferroviario in una stazione che a volte non è così, ecco. Sì. Che bellezza, io sono perché mi intriga da sempre, no? La ferrovia è forse stato la grande innovazione del mondo, dell'uomo, per il trasporto, per il muoversi, assolutamente, per tutto quanto. Ha cambiato gli aspetti geopolitici internazionali. Anzi, ma drasticamente e in maniera piuttosto netta, peraltro. Sì, assolutamente sì. Se siamo
centinaia di anni dopo qui a centinaia forse no in realtà no. non so quando è nata la prima ferrovia meno, dico cose rare quasi 200 anni quasi 200 siamo anni, ecco, allora, non quindi, avevo sbagliato così no che siamo ancora qui ad avere necessità di realtà come sì. la vostra per raccontare queste storie. Io credo che sia anche molto bello. Se siete d'accordo a questo punto, darei qualche contatto ai nostri ascoltatori, così possono anche loro venirsi ad informare. C'è un sito internet, ovviamente, museoferroviariosuno.it e una mail a cui chiedere informazioni qualora foste interessati, museoferroviariodisuno@gmail.com, come tutto così. E domandone finale, questo è quello che faccio a tutti quanti che mi piace molto, obiettivi, progetti futuri. Obiettivi e progetti futuri, ci stiamo ampliando la nostra offerta culturale, quindi la nostra esposizione, la nostra collezione, i nuovi ambienti che abbiamo prossimi alla stazione, che sono sempre nell'ambito ferroviario lì vicino, in maniera tale da poter ricreare nuove ambientazioni, in maniera tale di avere sempre delle novità da offrire. E siamo sempre un po' alla ricerca di materiale e di persone che ci possano aiutare. Sì, di nuovi volontari che appunto possano dedicare il tempo al museo e alla loro passione, che poi è la nostra. E poi il materiale, se qualsiasi persona che ha qualcosa da donare al museo, da una divisa, al trenino anche che non usa più, eccetera, a noi fa solo piacere. Fa anche piacere aneddoti, quindi qualcuno che ci racconti un po' di storia della ferrovia, anche le proprie esperienze lavorative, eccetera. E poi siamo aperti appunto a tutte le collaborazioni con altre realtà museali o associazioni ferroviarie nazionali, e anche, se capita, anche con altre nazioni europee, chiaramente. Assolutamente sì, è bellissimo. Io adesso verrò a scoprirlo, peraltro. Adesso, appena riuscirò a muovermi un po' decentemente, verrò. Ti aspettiamo. Dalle vostre parti, perché siamo in partenza per un gemellaggio appunto in Francia con un altro museo ferroviario. E voilà. Il nostro paese e il loro paese sono gemellati già tra loro. Casualità vuole che entrambi abbiamo un museo ferroviario storico, e adesso stiamo proprio andando a far visita così per sancire un subgemellaggio tra i musei. Subgemellaggio, esatto. Paroloni importanti, ci piace. D'accordo ragazzi, Francesco e Stefano, è stato veramente un piacere avervi qui con me oggi, mi avete super intrigato e verrò sicuramente a trovarvi, perché invito i nostri amici radioascoltatori a fare lo stesso, i contatti li avete, per cui mi raccomando venite a trovarli e venite a scoprire questa incredibile storia della ferrovia, come si chiama la linea, mi hai detto? La Novara-Domodossola. La Novara-Domodossola, io non sono ignorante in materia e andrò ad indottrinarmi. Grazie ancora e vi auguro tanta fortuna per il futuro. Grazie. Ciao. E voi cari amici, non andate via, perché torniamo subito con tanti nuovissimi ospiti.